Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eccoci qua in questo nuovo video dal vostro Frank 04 Grande. Allora, premetto una cosa, che io ho fatto adesso il video perché a Gardaland non l'ho potuto fare. Perché? Perché ovviamente io e Chiara abbiamo fatto tante foto, abbiamo fatto ovviamente giostre, non c'era neanche wifi. Il partito l'abbiamo neanche visto, ho solamente visto la diretta. E quindi non abbiamo fatto il video, mi dispiace. Poi mi dispiace, lo recupereremo sicuramente entro la fine di maggio. Devo solamente dirvi una cosa. Importante che per una settimana non farò la sigla perché per sbaglio l'ho cancellata e io ringrazio Federico Bertoia che veramente mi ha dato anche una mano su come metterla intro, quindi io lo ringrazio e me la sta inviando, diciamo. E io quindi lo ringrazio, fra una settimana sarà pronta, quindi la rimetterò qua nei miei video. Ora parliamo un pochino delle partite. Allora, c'è stato Genoa-Inter e Milan-Roma. Io devo parlare soprattutto di una cosa, che onore a Palermo che c'è in Serie B condita, come c'è anche in Serie B Pescara condita, penso. La lotta fra la salvezza fra Cotone ed Empoli è più andata all'Empoli, e la lotta per il secondo posto fra Roma e Napoli. E la Juventus probabilmente vincerà lo scudetto, spero, perché mancano 3 punti a vincerlo. Se vinciamo a Roma abbiamo vinto lo scudetto. Se Napoli pareggia mi sa col Torino e la Juve vince con la Roma, ha vinto lo scudetto, quindi speriamo sia così. E poi c'è la Genoa-Inter, in particolare una partita che mi ha divertito molto contro la Lazio, che ha fatto 7-3 con la Sampdoria. Poi c'è da dire anche che l'Inter sembra un rigore anche nel finale, quindi questo è un periodo un pochino un periodo buio per l'Inter, perché praticamente 7 partite ha fatto 2 punti, quindi ha perso tra l'altro col Milan e con la Samp e con, no, col Tor, che stava anche rischiando di perdere. Qua intanto Dzeko parla al microfono, il Milan è stato un pochino umiliato perché alla fine non mi dà di perdere così tanto. Poi io al 2-1 ci credevo un pochino, invece poi è lo sfratto, trovo poi addirittura il rigore che per me c'era, ragazzi, perché proprio ha cercato il rigore. Ha cercato il rigore, quello lì ha falciato, che è stato Paletta, mi sto, l'ha falciato, diciamo, l'ha bloccato, è rosso per magistà assolutamente. Diciamo che il faro non era cattivo, ma più o meno l'ha ostacolato. E sì, è vero, però Inter Lazio in Coppa Italia nel secondo gol di Immobile, che Miranda, cioè, lo sapeva, però secondo me questo c'era, secondo me. Intanto, riguardo al Milan, c'era un rigore nel primo tempo sull'1-0 per la Roma, un rigore che non è stato dato al Milan, mi sembra su Zapata, no, su Zapata, mi sembra che sia un rigore dato al Milan. Beh, comunque avrebbe vinto la Roma lo stesso, e ha sta meritato di vincere la Roma. Ha iniziato un po' di. Io faccio comunque per i tifosi milanisti, che oggi la Roma mi ha insegnato un po' di calcio, mi ha insegnato perché è una grande squadra. Poi vediamo cosa farà la Juventus, magari perdiamo anche, insomma, il calcio è tutto da vivere e da vedere. Genoa, complimenti, perché diciamo che Pandev ha salvato contemporaneamente, diciamo, fatto, non ricordo, il 70esimo, chi tira, fa un tiro, prende traversa, Pandev lo sbaglia, porta quasi vuota. Poi, all'87esimo, succede, dopo che il grifone, tutti esultavano, tutti i tifosi, succede che Burdisso fa l'incornata dell'anno, cioè fa la cagata dell'anno e tocca di mano un pallone, calciato da Perisic. Giallo, Bacca Andreva, e lì diciamo che il pareggio, non credo che il pareggio Juric sarebbe rimasto al genere, non lo so perché sta andando ulteriormente male. Succede che purtroppo la Manna vuole bene al Genoa, vuole bene, diciamo, vuole bene, vuole salvare il Genoa, vuole che il Genoa si riga, soprattutto vuole che Juric rimanga. E così cioè, ipnotizza che Andreva, gli para il rigore e Genoa vince 1-0, 1-0. 1-0, sì, vince 1-0 Genoa, con un gol di Pandev che non ha neanche esultato, quindi volevo dirvi che poi noi ci vediamo domani con la Royal Rumble da 10 uomini, diciamo. Poi avremo 20, 30, andiamo piano piano e poi vabbè, arriveremo da capo magari Erling Cell, Blake Slade Brown, e andiamo piano piano e poi vabbè, io vi ho dato la visuale, devo mettere solamente un pochino più indietro e viene perfetto, come fai Ido Gaming. Magari così avrò anche qualche. Spero di arrivare a come Valuga 31.000 iscritti. Sogni che magari non si realizzeranno mai. Io spero di sì. Diciamo che i sogni, ecco perché siamo sogni, perché sono cose, diciamo, che non sono molto realizzabili, ecco, ma io ci voglio provare. Quindi, noi ci vediamo domani. Complimenti a Genoa che diciamo che sta a tenere, diciamo, ha comunque vinto contro l'Inter, quindi complimenti.
alla Roma, più che altro perché ha travolto. Avete visto quando un treno travolge uno? Brutta scena quando lo fa. Stessa cosa ha fatto la Roma col Milan. Palla ci ha provato a riaprirla. È peggiore in campo del Milan. Secondo me, magari qualcuno mi sputerà in faccia. È la Padula perché non ha fatto praticamente niente. Nulla ha fatto. Peggiore in campo della Roma verso il Palmieri. Perché non ha fatto anche lui niente. Quindi. Riguardo a Genoa, Inter, l'ho vista la diretta. E riguardo a Juventus, avevo questa piccola pagella, praticamente, della Juventus, mi sento di bocciare Asamoah, e del Toro mi sento di bocciare Belotti, che avrebbe potuto fare sicuramente di più. Quindi, detto questo, noi ci vediamo domani, uno verso tutti, e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza, Juve, anche se, beh, la sigla la farò la settimana, ok? Quindi la settimana era pronta. Bene. Ciao, Roger, ci vediamo domani con Roger Ramo da 10.